Sammy, sono a casa! Sammy, che sta succedendo? Oh, si usi mantieni le distanze! Sammy, viviamo insieme, non possiamo evitarci per sempre. Guarda, ho già diviso degli scaffali in frigo. Nella mia sezione ci sono gli Oreo, cioccolata e Coca-Cola. Nella tua verdure, frutta e... verdure. Ma così non ci siamo, insomma. E se creassimo qualcosa insieme? Bel tentativo. Ma che cosa sarebbe? Un dispenser igienizzante in cartone. Sì, mi piace. Mi arrendo, cominciamo a creare. Facciamolo! Ciao a tutti! In questo video realizzeremo un dispenser igienizzante col cartone, una cosa molto utile in questi tempi. Prima di tutto taglieremo la base a forma di cerchio. Sì, ho già pronunciato la parola dispenser così tante volte, ma il mio Google mentale non riesce a dare una definizione. Un dispenser è un dispositivo che distribuisce un certo articolo. Nel nostro caso distribuiremo cose come mascherine, guanti e gel disinfettante. Dunque un po' di magia igienizzante, tac! Adesso dobbiamo ritagliare un'apertura al centro, per la sezione con le mascherine, e taglieremo delle aperture strette per far muovere il meccanismo di erogazione. Wow, si muoverà! Che figo! Sì, potremo spostare la sezione lungo queste linee. Dispenser sembra un nome da agente speciale. Agente speciale Dispenser, gira il tuo meccanismo! Ecco, le aperture sono pronte. E ritaglierò la parte centrale. Agente speciale Dispenser, lavorerai con il mastro tagliatore. Stiamo creando un vero agente speciale per combattere i virus. Va bene, per attaccare due cerchi l'uno all'altro avremo bisogno di queste pareti di cartone flessibile che terrà il cerchio superiore. Bisogna fare attenzione nel metterlo proprio sul bordo. Susi, il lavoro viene svolto in modo ordinato e silenzioso, come fanno di solito i veri maestri. Fantastico, Sammy! Quindi abbiamo questo grosso disco di cartone. È uno scudo contro i virus? No, è la base. È la piattaforma per il dispositivo. Sammy, sembri triste. Qualcosa non va? A volte vorrei che finisse questa quarantena e che il virus sparisse. Beh, se vuoi possiamo sbrigarci e finire di incollare il cerchio superiore, Sammy. Grazie, Susi, mi hai rallegrato un po'. La base è pronta. E adesso? Questa apertura è per la sezione con le mascherine e la faremo adesso. Cosa mi sono perso? Ho ritagliato due cerchi per la sezione delle mascherine, nello stesso modo in cui l'abbiamo fatto per la base. Le mascherine sono importanti. Più persone le indossano, meno il virus potrà propagarsi. Stiamo realizzando delle mascherine di cartone o cosa? Ovviamente no. Ho ritagliato questo pezzo per creare delle sezioni separate per le mascherine. La magia igienizzante è di nuovo con noi. Sì, acceleriamo il processo. A che servono queste sezioni? Sono confuso. È semplice, sono ben 5 sezioni per mascherine di diversi colori. Fatto! È ora della magia igienizzante! Alakazam, alakazoo! Oh, grazie, Sammy! Adesso puoi sistemare le mascherine. Beh, ne è ancora troppo presto. Per prima cosa incolliamo il coperchio. Chissà quale colore proteggerà meglio. Sammy, il colore non ha importanza. È il materiale e il metodo di produzione che contano. E adesso incolliamo due pezzi flessibili ai cerchi. Li abbiamo fatti uguali per la piattaforma di base. Io invece penso che ci sia un colore di cui il virus ha più paura. Il rosso, ad esempio. Tuttavia, spero davvero che non sia il rosso. La mascherina rossa non mi dona molto. Sammy, quanto ti piace sognare! Ho già incollato il secondo pezzo. E adesso la parte più importante. Aggiungiamo un po' di colore! Adesso abbiamo bisogno di questo cuscinetto. Applichiamo un po' di colla e lo attacco al fondo. Siu, che stiamo facendo? A che serve? È un cuscinetto, Sammy. Ricordi le aperture che abbiamo fatto nella base? È per assicurarci che la struttura si giri e si muova. Ecco perché abbiamo bisogno di questo bastone e di un cuscinetto. Fatto! Sammy, porta la piattaforma! Fatto, sì! L'ho colorata per abbinarla al resto. Grazie, Sammy! Ammazza,
questa struttura sarebbe piaciuta tanto a James Bond. Hai ragione, perché lui non sarebbe stato in grado di creare come noi. Tutti i calcoli sono corretti, siamo stati bravissimi. Gira! Ok ragazzi, passiamo alla sezione per i guanti e il disinfettante. Dobbiamo creare queste aperture per i guanti e le abbiamo già contrassegnate. E tutte le aperture sono di dimensioni diverse, va bene Sammy? Mi piace variare. Allora, tac, fatto! E ho anche realizzato questo pezzo. Sembra il piatto di una doccia. Questa sezione spruzzerà disinfettante come una doccia, ho capito. Beh, non proprio come una doccia, ma sarà sufficiente per igienizzare le mani. E adesso quali pezzi sta incollando? Questi pezzi flessibili ci permetteranno di inserire questa sezione nella base, vedi? Ah, il cartone flessibile è una cosa così versatile? Sì, sì, lo è. E lo stiamo usando per creare le pareti. Separeranno la sezione in due parti, per i guanti e il disinfettante. I guanti verranno posizionati qui e la sezione verrà chiusa con un coperchio. È tempo di decorare! Wush! Ti piace, Sammy? Wow, Sue, è davvero fantastico! Anch'io ho qualcosa per te, sai? Questa è la base per la sezione con il disinfettante per le bottiglie. Sammy, è proprio quello che ci serve! Aggiungiamo un'etichetta, così possiamo estrarla ed estrarre le bottiglie. Questo dispositivo è davvero incredibile. Tutto ciò di cui ha bisogno è il comando vocale. Dispenser, dammi un flacone di disinfettante e la mascherina più bella. Beh, non abbiamo il comando vocale, ma abbiamo il touch control. E abbiamo pieno accesso a tutte le armi antivirali. Sammy, controlliamo come viene con i guanti. C'è molto spazio. Ups. Ehi, Sue, preferisco le mascherine. O vuoi duellare con me? Scusa, Sammy. Guarda, è comodo togliere i guanti da queste aperture. Penso che abbiamo esagerato. Tutto sotto controllo. Quindi possiamo passare alla fase finale. Ok, ragazzi, ci è rimasta l'ultima parte del meccanismo. Cominceremo con la pompa che erogherà il disinfettante. Monteremo prima il meccanismo di erogazione. Cosa farà questa pompa? Gonfiare i guanti? No! Sposterà il liquido disinfettante fuori dalle bottiglie. Non gonfieremo nessun guanto, Sammy. Ma non sarebbe fantastico avere un guanto gonfio gigante sopra l'erogatore per spaventare il virus? E adesso che stai facendo? Ho attaccato il sensore alla batteria. Quando ci passo la mano, la luce verde si accende e il motore si avvia. Ragazzi, mi raccomando, questo fatelo con la supervisione di qualche adulto. Sì, non è una cosa semplice. Fatto! Abbiamo realizzato la seconda metà del dispenser proprio come la sezione dei guanti. Nessun agente speciale ha un dispositivo come questo. Sì, sarebbe fantastico se James Bond avesse un dispositivo simile installato nella giacca. Probabilmente potrebbe lavarsi anche mentre corre, ma avrebbe bisogno di un'asciugatrice portatile. Sammy, smetti di sognare e dai un'occhiata al distributore. Questo coperchio serve per aggiungere il disinfettante e sostituire la batteria. Aggiungiamo anche una copertura protettiva. Ma dove troveremo così tanto disinfettante da farlo scorrere tutto il tempo? Questi sensori ci aiuteranno. Un sistema d'allarme per mantenere i nostri prodotti antivirali al sicuro? No, è un sensore di movimento. Se sposto la mano, il sensore si attiva e il disinfettante esce. Fighissimo! Abbiamo anche un sensore di movimento! Dovresti lavorare in un centro di ricerca ed io continuerò a dedicarmi al nostro canale. No, Sammy, non abbandonerò il canale. Diamo a Sue un mi piace per la lealtà. Sammy, mi è venuta un'idea. Dunque, Sammy, dobbiamo sistemare le mascherine e abbiamo fatto. Distributore, ora siamo pronti al combattimento! Wow, Sue, è perfetto! L'agente speciale dispenser è pronto! Ragazzi, provate a farlo anche voi, così la vostra famiglia e voi sarete più al sicuro! E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e darci un mi piace igienizzato! E adesso Sue sceglierà una mascherina per me perché devo uscire!
Ma prima farò una doccia disinfettante, ovviamente. Sì, Sammy, sempre con le dovute precauzioni. Ragazzi, grazie per averci seguito. Rimanete al sicuro. Ciao, ciao!